testo che la voce di Greg Lake, questa splendida voce di Greg Lake, ha reso famoso. È un testo che si intitola Epitaph, e soprattutto la voce che ha dato la possibilità a questo testo di viaggiare in tutto il mondo e in tutte le epoche. Il muro su cui incisero i profeti il loro verbo è crepato all'impuntura sopra gli attrezzi della morte. Il chiarore del mattino balugina splendido quando un uomo è affranto coi suoi incubi e i suoi sogni. Gli poserà qualcuno in capo la corona d'alloro mentre il silenzio annega le urla? La confusione sarà il mio epitafio quando arranco lungo un sentiero scosceso e sterrato. Se lo imbocchiamo, possiamo noi tutti sederci alle sue spalle e canzonarlo. Ma ho timore che domani scoppierò in pianto. Attraverso i ferri cancelli del fato le semenze del tempo vennero disseminate ed irrigate dalle opere di coloro che comprendono e di coloro che sono compresi. La conoscenza è una compagna mortale quando non v'è alcuno che istituisca leggi. Il destino della razza umana, io lo vedo bene, è nelle mani degli sciocchi. Il muro su cui incisero i profeti il loro verbo è crepato all'impuntura, sopra gli attrezzi della morte. Il chiarore del mattino balugina splendido quando un uomo è affranto coi suoi incubi e i suoi sogni. Gli poserà qualcuno in capo alla corona dell'alloro, mentre il silenzio annega le urla. La confusione sarà il mio epitaffio, quando arranco lungo un sentiero scosceso e sterrato. Se lo imbocchiamo possiamo noi tutti sederci alle sue spalle e canzonarlo. Ma ho timore che domani scoppierò in pianto. Sì, ho timore che domani scoppierò in pianto. Thank you.
sotto zero, in contrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. Guardie rosse accese per scacciare i lupi vecchi coi rosari, intorno ai fuochi delle guardie rosse accese per scacciare i lupi vecchi coi rosari, seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne, poi guardavamo con le facce assenti la grazia naturale di chi ci schivi, e poi di lui si innamorò perfettamente il suo impresario e delle guardie russe, e poi di lui si innamorò perfettamente il suo impresario e dei valenti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre, un giorno sulla prospettiva Nevskij, per caso vi incontrai Igor Stravinskij, e gli orinali messi sotto i letti per la notte, e un film di Eisenstein sulla rivoluzione, e gli orinali messi sotto i letti per la notte, e un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E stavamo chiusi in una stanza, la luce fionda di candele, lampade a petrolio, e quando si trattava di parlare Hela Passan, Men Bishop.
Amen. Si chiama Open Your Eyes. È un brano che sì. Va bene. Vai, pronta. Quando passa l'ombra di un rancore, anche gli occhi cambiano colore. Penso della mia generazione, forse non rimane traccia alcuna. All of my self-discovery. Anche la crisalide si immola, si trasforma e a un tratto vola nell'incanto in metamorfosi. Sono come rondini pensieri e a volte danno dispiaceri, se li guardi sono immagini. Quando l'amore prende il largo non è difficile ascoltarlo e alla tristezza non pensarci mai. Anche gli occhi cambiano colore. Are you on your way to be free? Sono come rondini pensieri e a volte danno dispiaceri, se li guardi sono immagini. Sarà che il vento del passato a volte scuote la memoria e ti fa vedere i cieli limpidi. Quando l'amore ti passa accanto, c'è la dolcezza anche nel pianto e niente sembra irraggiungibile. Stiamo facendo una serata in onore di Greg Lake
e in contemporanea a Milano questa sera c'è un memorial in onore di Claudio Rocchi. Allora, per chi non lo conoscesse, Claudio Rocchi è stato un musicista molto importante per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda la fascia del prog, della prog music. Da qualche anno... Vabbè. No, perché ci si commuove quando si toccano certe corde. Questa è una sua canzone. Ed è La tua prima luna. Questa è la tua prima luna che vedi fuori di casa sapendo di non ritornare. Oggi sei uscito e ti sei domandato: ma dove sto andando e che cosa farò? Sei finito in un prato mangiando una mela comprata passando dal centro, dove i tuoi amici parlavano ancora di donne e di moto, e tu ti fumavi la gioia di essere riuscito a fuggire di casa portandoti dietro soltanto la voglia di non tornare. Hai pochi soldi e sai bene domani nessuno ti aiuta se hai voglia di chiedere aiuto, ma in quella prigione dove ti hanno insegnato ad amare poche persone alla volta, tu non vuoi ritornare, vuoi amare più gente, vuoi vivere in mezzo alla gente. Mentre dormi su un prato, sentendo un po' freddo, con dentro una voglia di piangere forte, tu vedi passare una macchina verde della polizia e non ti vedono neanche, li senti andare via e capisci di colpo che il loro discorso è diverso dal tuo. Grazie a Claudio Rocchi, grazie a Giulia. As he cried, no more.